sei pronto? Enzo Romeo, un libro per giovani, bambini o adulti, o per tutte e tre insieme? Ma diciamo, per chi ha voglia di mettersi un po' in discussione e avere uno sguardo più largo, più basso sulle cose, sulle realtà, anche sulla quotidianità. Questo autore, Antoine de Saint-Exupéry, dice che soltanto con uno sguardo da bambini riusciamo a capire meglio le cose. E forse questa capacità la devono ritrovare soprattutto gli adulti, quindi per qualche verso direi che è soprattutto un libro per gli adulti. Ma i giovani, ad esempio, che già subito mettono in discussione certe capacità perché sono portati da un sistema, che è quello del sistema digitale, a una certa superficialità nei rapporti, anche loro dovrebbero da subito recuperare questa capacità di guardare le cose in una dimensione tridimensionale, dove c'è anche lo spazio per l'aspetto dell'assoluto, dello spirito. Ecco, possiamo dire che viviamo in una società dove l'emozione è messa sempre in secondo piano, anche nella politica, mentre negli anni 60 già i Kennedy hanno dato emozione alla politica e in effetti hanno cambiato l'America. Oggi come oggi questa emozione non c'è, si ritrova in Antoine de Saint-Exupéry e sicuramente in un Enzo Romeo che non ha scoperto l'acqua calda. No, ma siamo schiacciati molto noi dalla materialità oggi, no? D'altra parte, dalla rivoluzione industriale in poi è stato un crescendo di una visione sempre più materialista, consumistica, e questo un po' ci ha depauperato di tante cose, di tanti valori, anche di un afflato ideale, etico, che appunto fino a forse agli anni 60 era più visibile. Poi, soprattutto poi dopo con la fine dei blocchi, diciamo, che doveva essere rappresentare una liberazione alla fine della guerra fredda, abbiamo visto invece che siamo stati sempre più incatenati da questa materialità quotidiana, di una incapacità di guardare a lunga distanza, di fermarci soltanto all'immediato, cioè ottenere subito qualche cosa, un aumento di stipendio, non so, una macchina con più cavalli o non so che cosa, una casa con una stanza in più, e ci siamo dimenticati quello che c'era dietro. Forse oggi sentiamo molto la nostalgia di un mondo in cui ci si richiamava di più alle idee e allo spirito. Il volo è un po' la metafora della vita, con tutti i pericoli, e la bellezza che ci offre, gli ostacoli, ma soprattutto poi i riferimenti che sono, diciamo, il punto fermo che ti fa andare avanti e proseguire per raggiungere la meta che poi deve essere l'atterraggio. Sì, il volo. Questo autore, Saint-Exupéry, rappresentava proprio questo, lui lo diceva, un lavaggio dell'anima, cioè guardare le cose dall'alto, non essere appunto schiacciati dalla dimensione troppo terrena delle cose, tanti problemi, tante difficoltà anche nei rapporti con gli altri, lui dalla moglie agli amici, ai colleghi, aveva anche tante difficoltà nel rapportarsi, e il volare più alto gli consentiva di rimettere in armonia le cose, di guardare quindi un mondo che, visto da una certa distanza, appare ancora bello, in maniera che poi si abbia la voglia, la forza di ritornare a terra per cercare di trasferire questa armonia in effetti nelle cose quotidiane. Una parola magica, spiritualità, che sembrava scomparsa, che sta tornando di grande attualità, quindi non soltanto Platone, Saint-Exupéry, Sant'Agostino, ma anche Enzo Romeo. No, io faccio soltanto il giornalista, un po' il cronista, e cerco di raccontare le vite degli altri, le storie degli altri. E sicuramente bisogna tornare un po' a dei valori diversi, non, come dicevo prima, non essere schiacciati soltanto dalla materialità. Noi lo vediamo, c'è da rifare un'alleanza anche col creato, i disastri che ci sono stati in questi giorni qui nella nostra zona sono segnali che bisogna un po' rimettersi in armonia con la natura, con il creato, con gli altri, con gli uomini. E questo è possibile soltanto se vediamo le cose in una dimensione un po' più alta, più larga. Grazie.